Un compito per niente facile. E dunque, intanto io volevo ringraziare tutti gli organizzatori per la giornata di oggi e come archeologa del Ministero in particolare, siamo stanchi, sono tante ore che siamo qui, però un ringraziamento in particolare all'ICA, all'istituto in generale, che mai come in questo momento, secondo me, va difeso anche grazie a giornate come oggi. Nel senso che in questo momento di lavoro convulso, in cui tutti siamo sballottolati da una parte all'altra, insomma, parlavamo fuori tra colleghi, siamo tutti ormai sull'orlo dell'esaurimento nervoso, il fatto che l'ICA non solo ci dia l'opportunità, ma in qualche modo ci imponga di continuare ogni tanto a fermarci, a riflettere sul senso di quello che facciamo e anche sul ripensare le procedure, le prassi con cui noi facciamo il nostro mestiere in rappresentanza dell'istituzione è davvero un dono prezioso e anche un istituto che appunto va fortemente difeso e anche se non ne siamo direttamente, diciamo, parte, va sentito comunque come la casa più grande, diciamo, in cui siamo tutti noi archeologi delle soprintendenze. Per questo chiaramente non possiamo che poi ringraziare Elena Calandra che ha dato questa impostazione al lavoro dell'Istituto e le colleghe che ci lavorano. Grazie soprattutto a tutti i colleghi che hanno presentato oggi le loro relazioni, portando dei casi interessantissimi su cui potremo discutere giorni. E permettetemi un secondo però un ringraziamento a questo povero ragazzo che si sta seguendo da stamattina stoicamente 10 ore di archeologi, antropologi, sei veramente il nostro eroe oggi. Dunque, io mi permetto di fare proprio 10 minuti di non tanto riflessioni, perché ne sono state fatte tante e sicuramente ci sono persone più titolate di me a farle, però volevo portare più che altro delle domande che rispondono non solo al tema appunto che mi ha proposto Valeria, ma soprattutto che vengono, diciamo, sono frutto anche dell'esperienza che io ho avuto come coordinatrice dello scavo prima e poi del progetto di ricerca sul cimitero ebraico medievale di Bologna, che tanto ha a che fare con i temi che in qualche modo sono stati toccati oggi. E appunto, insomma, abbiamo parlato di eredità culturale, non mi soffermo sul valore, sul significato, le interpretazioni, le definizioni che le norme danno dei resti umani, perché insomma lo sapete assolutamente meglio di me tutti quanti e sono contenute perfettamente riassunte nelle linee guida. Però appunto la Convenzione di Faro, a cui rimanda il titolo delle riflessioni che io dovrei fare oggi, in realtà già nella sua impostazione iniziale nel nostro paese, per come è stata percepita e recepita nel nostro paese, pone delle questioni non da poco. Diceva Marco prima, ratificata nel 2020, sì, ma approvata nel 2005, quindi noi abbiamo impiegato 15 anni a ratificare una convenzione che in realtà avrebbe dovuto essere quasi un passo naturale per il nostro paese. Proprio perché sentiamo sempre parlare, no, del valore straordinario, la diffusione capillare, e quindi mai come in Italia probabilmente le comunità sono parte attiva, i cittadini sono parte attiva nella conoscenza e anche nel vissuto e nel vivere il patrimonio culturale nella loro quotidianità, nel bene o nel male. Però il fatto che ci siano stati questi 15 anni di ritardo è lo specchio del fatto che in questa convenzione, in questo testo, ci sono dei principi, dei concetti che forse non ci appartengono del tutto, non sono ancora almeno nostri, non sentiamo ancora nostri e non li sentiamo principalmente, prima di tutto, forse anche come istituzioni che si occupano di gestione e di tutela e valorizzazione soprattutto del patrimonio culturale. E il Ministero in questo, secondo me, ha delle responsabilità importanti. In questo ritardo, non solo nei 15 anni del ritardo della ratifica, ma anche nel ritardo del far propri questi
questi principi e poi nel metterli in pratica. Perché insomma, ultimamente diciamo, noi sentiamo sempre parlare della Convenzione di Faro, ne sentiamo parlare sempre come un testo che dovrebbe essere ispirazione del nostro agire anche come istituzioni, però poi quando in qualche modo poi tu applichi la Convenzione di Faro, come per esempio abbiamo fatto noi insomma, a Bologna, non è che proprio tutti la digeriscono bene insomma, la vicenda, quindi bisogna un po' decidere da che parte stare e bisogna soprattutto partire dal presupposto che le leggi si applicano tutte, non si sceglie quale legge applicare, non si sceglie quale parte della legge applicare e quindi diciamo noi da una parte applichiamo le leggi sulla tutela, ma ce ne sono tante altre che spesso insomma troviamo delle giustificazioni per non rispettarle pienamente. Io faccio qui l'esempio perché appunto mi sono occupata della questione del cimitero ebraico, che è stato molto complesso come processo, che fin dalla sua dalla costruzione del progetto di ricerca post scavo ha visto contemplata la restituzione come prodotto finale della mediazione culturale con la comunità con cui è stato condotto, insieme a cui è stato condotto il progetto, e questo risponde anche a delle leggi dello Stato italiano che sono quelle che riguardano gli accordi proprio tra lo Stato, ad esempio, e l'Unione delle Comunità Ebraiche, che, ripeto, devono comunque essere lette, capite, contemplate, messe chiaramente sulla bilancia per cercare di farle collimare con la legge principale che per noi è comunque quella della tutela e che comunque comportano e devono comportare una riflessione che francamente io credo che debba andare un po' al di là degli steccati anche che abbiamo a volte tra colleghi, ognuno un po' chiuso nella sicurezza diciamo della propria disciplina. E quindi appunto a proposito di Convenzione di Faro non stiamo a leggere la definizione dell'eredità culturale perché insomma l'avrete letta mille volte, però un passaggio insomma credo che sia utile soffermarsi. Che cosa ci dice la Convenzione su appunto l'eredità culturale e il dialogo, che è un articolo a sé? Bisogna incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione dell'eredità culturale, così come il rispetto per la diversità delle interpretazioni, e stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse. Che non è per niente banale, e non è banale a leggerlo, ma a metterlo in pratica quando ti trovi insomma a fare mediazione senza gli strumenti per farlo, e questo è un elemento determinante perché da archeologa io non ho gli strumenti per fare questa mediazione, insomma è una roba su cui forse anche come istituzione, come università, come ministero bisognerebbe iniziare a ragionare e anche a ragionare su una formazione diversa e su un confronto su piani diversi. E soprattutto la Convenzione parla sempre di queste comunità, però noi dobbiamo capire anche quali sono le comunità con cui noi interagiamo e soprattutto quali sono le comunità che noi riconosciamo come tali e come tali le riconosciamo diciamo degne di essere considerate come appunto come portatrici di interessi. E ripeto, non sono ragionamenti semplici quando ci si trova poi a farli, nel mio caso con un rabbino, insomma qualche pillola ce l'avete avuta anche voi quando abbiamo assistito a certe situazioni. E quindi adesso secondo me bisogna avviare la seconda fase, adesso rompo le scatole alle amiche dell'ICA, bisogna avviare la seconda fase di approfondimento, no, delle linee guida, cioè dobbiamo sviluppare la parte delle linee guida che insomma va forse un po' approfondita
e farla cercare almeno di farla collimare con i principi e le indicazioni che ci dà la Convenzione di Faro. E come Ministero noi ci dobbiamo porre delle domande che derivano appunto dalla Convenzione di Faro, ma semplicemente perché io non entro nelle questioni più tecniche di cui avete parlato stamattina, oggi pomeriggio, e su cui insomma non c'è niente da aggiungere, ci mancherebbe altro. Però noi dobbiamo iniziare a ragionarci, cioè le domande sono queste, quelle banali, ma ce ne saranno altre mille. Quali sono le comunità a cui dobbiamo rispondere come istituzione? Quali tra queste hanno eventualmente priorità rispetto ad altre? E in base a quali criteri noi identifichiamo queste eventuali priorità? Quali sono le esigenze delle comunità e a quali di queste esigenze è giusto che le istituzioni rispondano? E qual è soprattutto il confine tra le esigenze che portano le comunità e la missione poi dell'istituzione, del Ministero in questo caso? E quali sono le professionalità in grado di interagire con le comunità, di comprenderne le necessità e poi di tradurle eventualmente in prassi e procedure? Quindi chi è in grado di fare la mediazione tra la comunità e la missione dell'istituzione. Ripeto, io porto questa che è frutto del, sono le domande frutto di un'esperienza che è in corso ormai da oltre 10 anni, che ha avuto insomma una gestazione lunga, complessa, faticosa, molto anche criticata all'interno, criticata all'esterno, ma perché sanamente criticata, secondo me, perché tra l'altro è stata il primo caso di restituzione in Italia fatto appunto da un'istituzione, dal Ministero, e quindi insomma è giusto che queste siano domande su cui tutti ci confrontiamo, ma soprattutto perché, vi dico, perché ho vissuto la difficoltà di non avere un riferimento normativo a cui appigliarci. E credo che invece noi dobbiamo dare gli strumenti ai nostri colleghi, ai ricercatori, agli studiosi per riuscire a far rispettare le esigenze di tutti, prima fra tutti chiaramente l'esigenza della tutela e della missione principale del nostro Ministero. E quindi, insomma, diciamo, la Convenzione di Faro rispetto al nostro lavoro, rispetto a tutto quello che abbiamo visto raccontare oggi, che abbiamo sentito oggi, sì, sicuramente è una sfida, è un'opportunità, ma è anche l'occasione, veramente questa secondo me preziosa, importante, anche se molto complessa e faticosa, però di mettere in discussione tutta una serie di cose su cui noi, insomma, diciamo, i pochi punti stabili, diciamo, del nostro lavoro, invece vanno assolutamente smontati, messi in discussione, probabilmente riconfermati in parte, ma forse, e credo anzi quasi sicuramente, in parte da ripensare, da aggiornare e appunto lo diceva prima molto meglio di me Marco, qualunque, no, linea guida che riguardi in particolare il trattamento dei resti umani, di per sé, al di là dell'aspetto tecnico, che chiaramente risponde all'innovazione tecnologica, metodologica, però non può che ripensarsi, essere costantemente in aggiornamento e frutto chiaramente poi del lavoro di tutti noi, del confronto che tutti noi abbiamo con le varie comunità con cui interagiamo, perché appunto la scala delle priorità, delle esigenze portate dalle comunità, non so chi di noi sia in grado proprio di indicarla. Francamente, credo che almeno una riflessione su questo tra università, ministero, istituzioni che in qualche modo partecipano di queste tematiche, credo che sia assolutamente doverosa e necessaria. E quindi magari ci vediamo l'anno prossimo per i 2 anni dalle linee guida per il trattamento dei resti umani e continueremo a rompervi le scatole anche per il prossimo anno. Grazie.